Questo è il famoso angolo, te lo ricordi? Come no? Quel ragazzo che è morto. Le cose che ho parlato con lei. E tu vedi? Sì, ma lei sta con noi, lei lavora per me. Perciò se tu parli con lei, parli pure con me. Però... I fili dei contatori funzionanti, no. Ad altezza bambino. Tocco e prendo a scossa. Io non sono drogato, io mi piace, io innamorato con la cocaina. Sì, guarda, hanno coltellato. Scusami. Frate, hai fatto tre. Mette le mani addosso. Mette le mani addosso, che pizza. Vediamo quello che ti pare. Chiama la bottiglia. Se alzi la bottiglia è l'ultima cosa che fai. Cari amici, siamo tornati a Termini, ma questa volta per una buona notizia. Termini è una nuova osservata speciale. In pratica hanno deciso di risistemare tutto. Motivo? Non lo so. C'è chi dice anche grazie ai nostri video, c'è chi dice che era ora di smettere. Perché chi è che dice che non è grazie ai nostri video? Non lo so, c'è gente che dice no, è merito mio, ci sta, ormai tutti si accaparrano i meriti, pure Cirillo. Cioè, vi faremo vedere che cosa stanno migliorando a Termini o cosa hanno già migliorato rispetto a quello che vi avevamo fatto vedere noi e di cui ci eravamo lamentati. Pertanto, se vi interessa il video bene, altrimenti qui al famoso McDonald's venite dopo le 9 di sera, ve levano la pelliccia e ve rigirano il perizoma. Ciao. Posso una parola? No, stavamo solo bambino. Lo sapete che succede in gara? Come ti chiami? Mattia. Che fai qua? Che vuol dire? Sto bruttito. Mi stai tipo un bruttito, dico la verità. Per fare fratellino, fare spartani è un'altra cosa, frate. Conquistare Roma è un'altra cosa. Vendete delle capitalistiche, fascistiche, nazistiche. Io Trump presidente. Ciao Casa bello mio. L'ha messo te? E Putin in Siria. Ma come dici prima che sei male? No. Ok, pensavo. Vediamo il prossimo anno chi è male. Comunque, allora riassumiamo, prima imbruttita presa, giusto? Prima cosa che dobbiamo vedere... Se fermano alle strisce, vabbè, e non si fermano. Premesso che non si fermano alle strisce, ormai è un classico. Io ho fatto due video in cui dicevo attenzione a via Daniele Manin, quest'angolo qua. Sono successe diverse risse, tra cui una anche in un video dove non c'eri te. Infatti ogni volta che non ci vai assodato che qua c'è la scassottata. E uno della rissa, tra l'altro, mi ha detto che te menava. Me l'hai fatto da mio telefono. Pensavo che rubate. Me l'hai fatto da mio telefono. Ce n'ho due, fratelli. Io. Te spacco la faccia. Dai, su, ma per due. Mi fa così, ah. L'hai fatto da cazzo. Adesso che è successo? Primo cambiamento importante. Nell'angolo di via Daniele Manin, dove succedono sempre le riste, c'è fisso un blindato della polizia. Vai, vai, vattene, devi andare. Devi andare via. Devi andare via. Devi andare. Devi muovere. Vai, vai, ma tu non ti metti in mezzo. Raga, lascialo, sta ubriaco questo. Lascialo perdere, sta ubriaco. Ma va avanti, stiamo a parlare noi, si mette in mezzo. Oh. No, lascia, raga, non litigate. E già questo è un passo avanti importante che testimonia che qualcosa è cambiato a Termini. La gente cammina più tranquilla. Esatto, al di là dell'efficacia e del pronto intervento, una persona che passa e ci vede le forze dell'ordine sta più tranquilla. Poi adesso però noi ci abbiamo da verificare la situazione sotto quei portici lì giù in fondo, che è quella che secondo me non è stata risolta. Poi il parchetto famoso lì giù, e Velise hai camminato proprio sopra la cosa. 50 euro da te, no, quello è ancora peggio. Quello è ancora peggio. Non è una ciao, caro. Grande. No, quella è cosa, quella è Mami. Grazie, fratello. Allora, questi sono i primi portici, quelli dove il turista capita per primo, certo. Perché c'è la caffetteria, la rosticceria, la pizzeria, tutto quanto, i tavolini, e qua si può mangiare, capito? Che fate, litigate? Sì.
Vedi qua, pizza kebab. Gelato. Odori internazionali. Poi tra l'altro sono divisi per comunità, facci caso. Sì, sì, sì. Ogni sì. tavolino è una comunità differente. Ma io direi che ogni angolo di Termini, là ci sono più la parte nordafricana, pakistani, quelli là. No, fuori. Anche filippini, cinesi, filippini. C'è un po' di tutto. La sporcizia qui è rimasta. Stavi per investire un signore che non si sentiva bene. Occhio ai monopattini. Sti monopattini, ma li volete trovare in parcheggio, dico io? Porca miseria. E quello è la parte dei portici più degradata, quella più problematica, pure quella dove siamo andati noi, ci abbiamo fatto Termini di notte e dove ricordi, è morto il ragazzo. A Termini di notte non abbiamo fatto in tempo a dirlo e abbiamo colto in flagrante un ubriacone che stava dando fastidio a una coppia. Uno arriva qua che sta ubriaco, vive una difficoltà, o sbaglio? Non è che è una cosa piacevole, lo vedi? Comunque, col fotografo così vestito, sembra c'è uno della Digos dietro. Infatti lo vogliamo dire che lui non è uno della Digos, neanche te, è il fotografo. Inizia la parte più degradata, esatto. Quella dove ci abbiamo avuto... È qua che c'era l'ubriacone che dava fastidio. Qua c'era l'ubriacone che dava fastidio, qui avevano rubato il telefonino a una delle proprietarie. Però vedo che hanno assunto, vedi, un lavoratore adeguato alla circostanza, tatuato, esatto. Grosso, quindi che si sa difende. Ma un po' la situazione si è calmata qua, diciamo. Sei un po' calmata, sì, eh? Sì. Saranno i vetri dei studi scemi, però me. Dipende pure da come comunque ti comporti verso loro, perché se ti comporti diciamo in maniera adeguata, loro alla fine cercano d'avere rispetto verso te pure, capito? Adeguata in che senso? Che non vai là magari che hai brutte intenzioni, ti comporti in maniera comunque educata, perché comunque sono sempre persone, capito? Non so, animali. Dici, magari vai un po' con l'educazione. E mandi via gente che comunque magari può infastidire i clienti e tutto quanto. Questo è un concetto che nessuno ci ha mai espresso. E che è sempre vero che... Che detto da un ragazzo giovane, fa, esatto. fa presa. Col tatuaggio sul collo, sicuramente avrà anche precedenti penali, sicuramente. Precedenti? No, precedenti no. Allora, qualche... scherzo. C'ho avuto qualcosa da piccoletto, però mo ho messo la testa a posto e sto a lavorare. Sto qua. Ciao! Ma la formata a scuola. Io pure. Ciao, grande. Ciao, bello. Ciao, ragazzi. Può capitare anche che i ragazzi giovani riescono ad approcciare situazioni però, gravi. Come il concetto. Però, guarda, adesso per capirci, qui c'è un'attività commerciale che pagherà pure tantissimo e qui c'è il degrado però. Adesso appena fatto un ulteriore passo, qui c'è tantissimo degrado perché qui i locali sono abbandonati, vedi? C'è sto ragazzo per esempio che si è dovuto costruire, è riuscito, vedi, con la transenna. Ciao! Ciao! Tutto bene? Si è riuscito a costruire un angolo. Sta un po'... Lui è tipico dei ragazzi adesso, questi che si ritrovano qui da soli. Questo è il famoso angolo, te lo ricordi? Come no? No? Che purtroppo quel ragazzo che è morto, sì. Lo ricordi. Però qua c'era più gente che doveva. Vabbè, ma ci stanno una ancora. Fortuna, eh. Solo che quella volta, essendo di sera, stavano tutti qua a dormire, vedi le postazioni loro. Sì, vedi, no, qua no. Ci vivono però, tutti, però capisci? Allora, lui c'ha un problema molto grande, al di là della sporcizia. Manca a mangiare, tutte queste cose, non parla da solo, fa finta di cantare senza voce, cioè vedi qua che succede la sera, hanno spaccato un vaso gigantesco, guarda, cioè a parte lo sporco, allora, solito discorso, non si percepisce puzza, sporco, eccetera, però qua si vede benissimo che è successo tutto qualche sera. Questo è uno dei portici, secondo me, fondamentali dei Termini che andrebbe riqualificato. Qui tra l'altro ci sta la famosa buca, chiamiamola caduta, che non è mai stata riparata. Qui rimane tutto il bivacco, guarda, qui significa che qui quando si fanno le 8, le 9, qua dormono tutti. Tu lavori qua? Capirà allora. Ah, questa è edicola. Se ne sai delle cose. Senti, ma qui che succede la sera praticamente, che c'è tutto questo casino? Sera è un grande casino, prima era non è così, e anche come chiuso questo bar. Un casino grande, anche io dispiace tanto per dirti come io ce l'ho una piccola attività, certo, qua. Certo, c'è un'attività, gli qua ha chiuso non viene turista, anche normale, turista viene per girare Roma, no? Che casino, anche vedi, quello terra come troppo è sporcato, gente non viene. Anche io aspettando che quasi un giorno io vado via, perché senza lavoro, anche una situazione così come sto qua. Io vedo sul Facebook ogni tanto video sì. sua, grazie a lei e voglio che il lavoro suo cambierà qualche cosa, una cosa importante, voi deve fare così questo lavoro, perché noi siamo stranieri, che oggi sto qua,
arriverà un giorno e va al nostro paese, ma questo paese rimane per voi, il vostro futuro, il vostro figlio, il vostro nipote, ma così non va bene. Altro concetto che mi è piaciuto. Oggi tutti i concetti profondi, complimenti. 5 anni. 5 anni, allora io ero venuto e l'avevo segnalato, sì, poi... perché qui si cade, sono 5 anni che sta così. Qua. E lui perde il lavoro perché lui ha preso st'edicola, nonostante lui pulisca, tenga tutto sotto controllo, tenga tutto bene, cerchi di vendere tutto e di più, dalle bevande fino alle cariche a batterie, magliette, cola e tutto. Poi, tutta là in tempo, 12 anni sto quello piazza. Ah, 12 anni 12 che sei qua. Ma non puoi credere, prima era questa parte, è bellissimo, eh? Davvero? Bellissimo, certo. Adesso piano piano... Normalmente uno parte, piano piano deve crescere, non è che deve andare a ribasso. Lui ha dato una bella testimonianza da straniero, ha detto io sono venuto qua, l'ho vista peggiorare e forse me ne andrò da qua, abbandonerò questo, il problema rimarrà a voi. Grazie, grazie alla testimonianza, speriamo di aiutarti. Poi cerchiamo, faremo un appello proprio per questa cosa qui. Dai, ciao caro. Allora noi adesso ci è venuto a cercare, lo vedevo che ci voglio dire qualcosa. Certo, no, ma pure lui, guarda, lui ci abbiamo parlato altra volta. Allora guardate, 5 anni... Questa cosa è pericolante, ma questa qui, guarda, te la faccio vedere perché merita ancora di più. Allora, ti spiego bene. Più di 5 anni, vedi quella corda? Sistemato io. E così due anni... La sistema lui, ragazzi. Con queste. Eppure qua, guarda, lui ha dovuto mettere una grata di ferro qua, per evitare che qualcuno si ammazzasse. Perché guarda, lì ti entrampiate dentro, sei finito. Ma te mai provato a chiamare... Anche questa già provata il sistema, però non esco da fare. Ma mai provato a chiamare il comune di Roma? Già lo sa. No, io lui l'ho incontrato l'altra scorsa, me l'ha illustrata lui sta problematica. Sì, io pensavo che la venivano a sistemare, perché è una cosa, no, grave, gravissima. Voi immaginate che qua ci cammina la gente e se non ci fosse stato lui che metteva quella grata lì, si ammazzava. Ma se lui lavora lì, cioè lui sta tutto il giorno. Lui ce l'ha dovuta mettere, anche magari loro che sono disperati, ci tengono le cose loro... Un domani gli cade là, vanno di sotto, è finita, oh. Cioè immagina lui che finisce lì dentro. Ti è capitato pure a te? No. Dico dentro qui il pericolo. La borsa. Che poi come fai a lavorare se bevi? Che porca miseria, ti rubano pure la roba. Ah, ma sono le cinte, sono le sue? Sì, sì. Ah, io pensavo che erano le tue. No, ah, lui venne le cinte. È quello che, guarda, lui sta pure romano. Ah, io ti ho detto, ti sei steso il business. Cioè lui deve venire accanto le cinte e l'ombrelli. Ma da quant'è che sta qua? Da stamattina? No, un'ora. Ah, è un'ora? Ma tu lavori qua? Io pensavo che eri così appoggiato. Appoggiato. Io pensavo stava così appoggiato. Io la becchiamo. Non... Ma piacere quindi. Vabbè, magari mo è un po' alticcio, sì. Vabbè. No, io non fumo, grazie. Detto se glielo riempi di sigarette. Ah, ok. Ciao caro. Ciao. Ciao ragazzi, per tutti quelli che vedono sto video, che hanno a che fare con l'amministrazione, con qualcosa, anche i cittadini, fate un'email, rompete i coglioni perché quella situazione è drammatica. A parte quello gli ha messo le cinte accanto alla bancarella, ma quello se deve dare resta a qualcuno, come fa? Cioè non riesce manco a spiccicare una parola. Non lo so, cioè, ma questo come ci torna a casa con tutte quelle cinte, con tutto quel materiale? Io l'altro giorno ho detto meno male che c'è Palazzo Massimo, è sorvegliato e tranquillo, ma quella scagazzata, perché noi... Regà, non vedete i video nostri a pranzo? Oggi me l'hanno scritto tutti, a Cicalò. Io non guardo, esco a pranzo, non vede nessuno il video. Poi inizia a salire il pomeriggio. Ma voi mi dovete chi è riuscito a cagare nell'angolo di Palazzo Massimo? Ma magari questa qua alle 4 di notte. Ho capito. Ma questa vedi è una... quando chiama. E se bevo una birra, se mangia questa una banana. Questa è da Cirillo. Questa è la tua. Cioè poi Roma è proprio bella. Sarebbe, guarda, cioè qua via Nazionale. Sarebbe veramente, stiamo a parlare di... Non una delle città più belle, no? scusate Pileggi, ma Pileggi il posto più lontano d'estate è stato Borgata Fidene. Un giorno l'hanno portato, un giorno hanno fatto sto viaggio, Arfio gli ha detto ti porta a visitare Borgata Fidene, lui tutto contento, andiamo a vedere, vedi, pure qua sotto Palazzo Massimo c'è un altro senza tetto. Pure questo non è che sta in condizioni eccellenti, capito? Con tutte le valigie, buttato là. Noi siamo venuti la volta scorsa qui, era da avere paura, sia per il degrado sia per il discorso di gente che c'era, no? Dopo questo ci hanno segnalato tutti i commercianti che stanno qua, che sono venuti e hanno pulito, e adesso io sono proprio curioso di vedere, a parte vabbè, questo è normale, è una settimana, 10 giorni lì, hanno messo un nastro della municipale,
qui era un tappeto di birre, sporcizia, siringhe, c'era un po' di tutto. Qui vedi, sotto sto obelisco, qua ci stanno quelli che bivaccano. Questi sono i famosi bagni, questi hanno investito milioni, sempre chiusi, rotti e chiusi. Ma la tosta è questo, e qua c'è il bagno e qua c'è una puzza di piscio che praticamente pisciano qua di fuori, cagano, pisciano. Sarebbe un grande business poi, Simo, no? I bagni a Roma sono un business, se tu, anche perché c'è un servizio correlato, connessione internet, stampa, cosa, indicazioni. Che schifo. Questo è putrefatto. Questo sì, starà qua da... Guardate, comunque hanno raccolto, perché lì dietro era un monnezzaio assurdo, valigie, cose rubate, st'albero praticamente è un ricettacolo di tutto e di più, gli hanno dato fuoco, guarda sto ramo come sta. Questo sta per cascare, Topi giganti, occhio regà, non ti avvicina, Evelino, non ti avvicina a quelle scarpe ai topi però. Stanno pure i pappagalli qua. Ma levati da lì. No, famose mozzica dai sorci, no? Lo sto. È entrato via, lo ripreso. Se vi fate male, cioè, io non ripago nessuno, ve lo dico prima. Guarda, qui hanno scocciato bottiglie, ciao. Sì, ho detto così perché umilmente secondo me fra un mese è come era prima. No, già sta, sì, è molto più pulito, però regà, c'è manutenzione. Poi, quelli sono i contatori elettrici dei negozi, perciò immaginate... Poracidi, C'hanno i contatori elettrici, c'è fosse uno, guarda, uno è staccato. Ma tu te lo immagini il pericolo? Allora, guarda, ci sono dei ragazzini là, ma non li inquadriamo, però... Questi camminano qua, c'hai i fili, ragazzi, io sto a camminare, qui ci sono i fili dei contatori elettrici accesi, che sta, a parte la puzza di, mamma mia che puzza, cioè ci pisciano pure qua, comunque, i fili dei contatori funzionanti, ad altezza bambino, guardate, tocco e prendo la scossa. Raga, comunque c'è troppo puzza, mi sa che c'è una cagata qua. Sì. Topi, quelle sono le tane dei topi. Tana dei topi, regà, andiamosene. Beh, direi io. Eccola la cagata, eccola là. Dai, qua. Ah, ci stanno delle chiavi della macchina. Fale sempre rubare. Sì. Oh, non andate lì. Scusa. Regà, ma non andate su queste cose. Comunque, no. Pileggi, 40 match, 10 anni di galera e cecalone. Oh, attento, ma ti vai di qua, per due sorci. Quanta gente sta camminando di qua e quanta dall'altra parte? Per foraggio che lavora qui magari ne subisce le conseguenze. Perché il problema è proprio questo. Ecco lì. Buon anno. Questi ragazzi qua hanno riaperto da poco sto chiosco e hanno cercato di riqualificare l'aria, guarda. Vedi, hanno fatto ridipingere tutte le inferriate, hanno messo i tavolini, hanno risistemato il verde. E che dovevano fare? Cioè, il suo discorso, ormai solo gli stranieri investono in Italia e provano a lavorare per davvero. Oh, abbiamo intervistato tre stranieri. È vero. Sì, perché sennò che fai, vedi? Che vuole? È una minaccia. Guarda, noi stiamo a riprendere noi stessi. Se tu passi davanti, sei tu che te fai riprendere. Vuoi parlare? Sì. Non ho capito. Non è parlato? Quella cosa che ho parlato. Ah, tu volevi parlare? Quella cosa che ho parlato con lei. Ha detto bene? Sì, ma lei sta con noi, lei lavora per me. Perciò se tu parli con lei, parli pure con me. Però ho parlato quella cosa. Ti ho detto solo meglio, non so che vuol dire. Vabbè. Hai capito? Fai vabbè. Ciao, carina. Quando spacciatore. Si scherza, oh. Ciao. Io alla Siria. Sì, perché ha visto che era donna, poi ha visto che siamo arrivati in 30. Giustamente succede sempre questo, la nostra cameraman viene bersagliata, poi quando vede che torniamo indietro noi cambiano idea. Comunque noi non abbiamo mai speso mezza parola sulla statua più brutta di Roma. No! Questa è la statua, mi dispiace dirlo, a opinione soggettiva più brutta di Roma. Questa non mi sembra il Papa a me. A me sembra uno Sferatu. No, è veramente una delle statue più brutte in assoluto. Barba papà. No, ma poi che significa? Non gli hanno manco fatto il corpo, il mantello, ma chi è? Vola, Superman. Stiamo a fare un video, ti metti a perdere tempo con uno con la macchina a soffietto poi. Sbo. Con l'ingoio. Oh, ragazzi, è rosso.
qui è sempre un po' un'incognita, perché questo è un corridoio importante della stazione per entrare e per uscire, però è anche un posto dove, vedi, lì sotto, che è l'uscita della metro, c'è sta gente poco raccomandabile. Questa è l'uscita della metro, tra l'altro questa si è rotta, rotta la scala mobile, questa qua, e sono rimaste solo queste scale mobili qua, capito? Certo. Tu qua c'hai, so cattivi, so buoni, io non lo so, però de paura ce l'hai, sai che termini, è così. Pensa fra un'ora che... Le azioni purtroppo sono tutte quelle più drammatiche, certo. Vedi, guarda qua, hanno buttato tutto. Qui c'è tutto il solito bivacco. Qua vedi, c'è monnessa, ma dove stai lì? Cioè, vedi qua tutta monnessa. Quella... Quella è la zona più problematica. Frate, ma non era meglio che lo buttai in un cestino? È cestino quello. Ah, quello perché è il cestino? Solo là. Non c'è sta un posto dove si può buttare la roba? È una cosa da dire allora, a stazione Termini c'è sta un cestino. Ciao. Ciao. Tutto a posto? Tutto bene, bravo. Bene. Di dove siete voi? Lui ci ha visto... Io? Algerino. Algerino? Sì, sono algerino, sì. Tu ci hai visto i video, frate? Oh, bella. Ciao. Ciao. Qua è tutto abbandonato. Guarda che tabacco, tabacco, va bene. Aspetta, una volta, aspetta. Ti dico la verità, lì sempre i marocchini ti fai la sola per prendere il crack. Poi i marocchini fanno la sola per prendere il crack. Sì, sola di cocaina, sola di crack, sola di eroina, sola di erba, sola di tutto. 10 euro, 15 euro, 20 euro per prendere il crack. Quella è una verità. Tutti il mondo lì parlano. La sola, ti serve la sola. E voi avete un po' di problemi con la droga? Io non sono drogato, io mi piace, io innamorato con la cocaina. Ah, quindi, sono innamorato. Si chiama drogato, però te ricavi, cioè. Più di però droga, è una nuova definizione, no, mai sentito. Non è drogato. Detto Alessandro. Più vale. Di drogato. Ah, lui è più di drogato. Più innamorato. Quindi te tutti i giorni, ma a partire perché sennò poi ci ridete. Mo era un attimo per stramatità. Te tutti i giorni. Io sono tornato da 2 giorni di Germania, di Francoforte, in Roma. In Germania a 3 euro, 2 euro tu puoi prendere qualcosa. A Germania a 3 euro, sì, a Francoforte. Voilà, ti giuro. Pure un euro e qualche centesimi, poi prendi danno qualcosa. Sì. Mazza. Ma la vita di strada a Roma, mamma mia, la vita di strada è terribile a Roma. Una cosa terribile. Non c'è parole per descriverla. Sì, non c'è. Un giorno un ragazzo ha detto testuali parole: questa non è una città per poveri. Se tu sei povero a Roma, sei più povero di quello che saresti all'estero. Una mentalità. Voi, poveri, voi qui state messi male, più in da 100 euro al giorno. Non lo so, poveri di mentalità o alla mentalità. Dove dormi? Io ci do un posto, albergo universitario, ma io dormo a strada. Perché io mi piace la vita di strada. Io sono poco differente di gente. Ma te adesso ti devi drogare tutti i giorni? Sì, non drogare, prendi la cocaina o un'altra cosa. Prendi eroina o... Scusa, non voglio mancare di rispetto, mi viene un po' da sorridere, però questa ho sentito tutto, ma questa no. Quindi non è droga, è un po' innamorata di cocaina. Sì, la cocaina è una cosa più di droga, un'altra cosa, non puoi descrivere la cocaina. Voilà. E tu che te fai? Dalla fumi, dalla pippi, che ci fai? Io la fumo. La fumi? Sì. Allora è crack. 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 Lui dice, io anche lo faccio per piacere. Quando cucinare la... No, però adesso. Per me, quando cucinare la cocaina è un'arte. Di cucinare cucinarla è un'arte. È un'arte. Sì, perché per togliere la base, per poterla fumare devi cucinarla. La cucina è un'arte, bello. La cucina è un'arte. Certo. E cucinare la cocaina è più di un'arte. Scusi, ti dico parole così. No, vabbè, ma... hai espresso dei concetti corretti. Siamo tranquilli. Loro dicono, non è che siamo si droga, ma noi non ci troviamo. Per esempio tutti conosco lui parla per lui, gli fate il cappottone dopo, no, lui parla per lui, lui non sta a dire che nessun altro uno come questo parla con ognuno parla di sé, io racconto la storia mia, lui racconta la sua. Sono manuale, va bene, sì, lavoro manuale, un'altra cosa.
certo. Sono tranquillo. Ma mi sembra, scusa, posso fare. Ma c'è l'occhio nero. Che è successo? Hai litigato? L'occhio. C'è un occhio nero. L'occhio pure il naso. Mi hanno dato un pugno. L'occhio qua. Sì. Sì, è un po' nero. Come si è preso un pugno? No, per fare un fight in inglese. Per strada. Sì, eh? È per strada, sì. Campione algerino. Tu sei campione algerino. Sì, non mi dire cazzate. Bugiardo. Ognuno dice la sua. A posto. Non lo inquadra in volto. No, però c'è, c'è una faccia da proprio da storie quelle vere. Ma che te cicatrice. Sei fatto? Tagliato qua. Sì, non ti inquadra, non ti inquadra. Comunque vai a una le cose che si chiudono in strada. Quello è brutto a taglio, a tutti i ragazzi, non solo a me. No, ma per parlare ci mancherebbe, mica una critica. Ok. Ci mancherebbe, perché se vogliamo cambiare un pochettino queste cazzate? Come si fa? Ma secondo te le militari perché prendono tutti questi denaro, questi soldi? Non lo so, dimmelo di perché secondo te. Ah? Perché? Per proteggere l'Italia. Ti dico cosa? Di dove sei? Io sono di Catania. Di Catania? Sì. Ah, pensavo che eri... No, sono di Catania, proprio genitori marocchini, però sono di Catania. Ah, oh, generazione però... marocchina, però cresciuta a Catania. Posso chiederti queste cicatrici come te le sei fatte? Perché le sei fatte? Questa. Ciao. Le cicatrici lasciamo a parte. No, ma per curiosità, se vuoi non no, lo dici. No, sto parlando solo sulla società. Che aiutano le persone. Associazioni. Tante. Quanto ci abbiamo? Tante. E perché tutta questa gente sta dormendo fuori? Certo, c'è ragione, certo. Dove potrebbero la gente sta a dormire, questo è vero. È un'altra cosa che andrebbe affrontata. Però è giusto, tu dici questa cosa. Fai ripensare alle persone. Te lo giuro, mi fa piacere che ci sono persone come voi che parlano di queste cose. Noi raccontiamo solamente. Scusa che posso. Grazie di quello che ci stai dicendo. Cioè, io sono di Catania, però vivo a Milano. Ma una settimana che stai qua. Sì. E perché sei venuto qua? Pensavi di poter stare meglio? Perché la verità, pensavo che a Roma è qualcosa di diverso. Come stavano scrivendo nei libri, nei cure cazzati lì, sai? Perché non ti vedi i video nostri? Noi abbiamo raccontato apposta Roma. Non sto parlando di voi, sto parlando di certo. Quelli che sono proprio dietro di voi. Che cosa hai trovato quindi che non ti aspettavi? Com'è Roma? Roma? Ti dico una schifezza? No. Ma come gente, come persone, sì. Ma educazione? Niente. Perché non si insegnano educazione alla gente? Alla gente? Sì. Noi vogliamo una generazione che si parla di noi. Un futuro per quel... secondo te, C'ha ragione. No, c'ha ragione. Aveva detto che si è buttato lì. Infatti c'è la... Allora, a Roma non ci sono i cassonetti secchi. Si butta a terra e si viene a raccogliere direttamente a terra. È fantastico. No, c'ha ragione. Chiedo scusa. Chiedo scusa. Dico, ma non si riesce a mettere proprio i secchioni di monnezza qua vicino? No. Era una curiosità mia. Certo, sì, in effetti. Questa è l'Italia. No, questa è l'Italia. Oh, momento. C'è la bandiera dell'Italia, poi vi faccio vedere. Sì, questa è l'Italia. Oh, come te permetti? Sì, no? Come te permetti? Però lui ha fatto presente un problema che c'è. Ma sto scherzando. Questo, gli ha detto pure male. Però mi ha risposto male, E questi nomi. Una cosa, chiamiamola imbarazzante. Sì. Ciao, grazie. Allora, è una cosa veramente imbarazzante che non ci sia un secchio per la raccolta. I stranieri che vivono per strada, che hanno un problema, buttano la roba a terra perché gli è stato detto così, e chi viene a raccogliere da solo, poraccio, non c'ha colpa, deve raccogliere la roba e si rompono i sacchi e deve raccogliere tutto per terra. Cioè, fantascienza con quello che pagamo noi di nettezza urbana. Cioè, normale non dai la colpa a quel poraccio che sta a lavorare. Noi adesso stiamo andando nel punto più pericoloso di Termini perché vogliamo vedere se è stato messo in sicurezza ed è quell'area lì dove ci abbiamo provato ad andare qualche volta. Sempre problemi ci abbiamo avuto, fratello. Sempre problemi ci sono stati. Diciamo, lì ci sono i più facinorosi. Noi tranquilli, però Termini è calpestabile, è un luogo pubblico
e non va bene purtroppo esistano dei ghetti in tutti i sensi, perché so ghetti per loro, so ghetti per noi che ci dobbiamo passare. Però capite che se io passo di qua da solo, no, qua da solo non ci passo, perché poi è tutto zozzo, cioè questa stanno le bottiglie per terra, sì, la parte più sporca, questa piccione, tutte le situazioni eccetera. Salve, vedi, stanno un sacco di bottiglie. Ciao, buonasera. Ciao. Sera. Ciao. Io pensavo che... No, no, tranquillo. Sta a terra. Sta a terra. Sta verso il basso. Sta per terra. I respect you, I can do anything for you. Non ti arriviamo, non ti arriviamo. Non ti arriviamo. Scusa. Oh, stai calmo. Che è successo? No, no, no. Oh. Nessuno sta inquadrando a nessuno, state tranquilli. Ah, Najim. Sta tranquillo, non ti arriviamo. Tranquillo. Nessuno sta inquadrando, sei tu che stai andando. Non ti stiamo inquadrando, tranquillo. Se tu ci vai. Scusa, ci hai detto che ci conosci, ci rispetti, io rispetto te. Ti ho detto che non lo faccio. No, guarda. Non lo faccio. Tranquillo. Non lo faccio. Occhio dietro, ragazzi. Non te lo famo, tranquillo. Vabbè, dai. Stai tranquillo, non lo facciamo. Capo, chiedi il capo. Eh? Adesso non può mangiare. Il capo. Sei buono pure un sacchiere, pure i soldi. Tranquillo. Scusatemi. No, volevamo solo parlare. Ho detto che ci conosci, basta, non famo niente. Ti rispetto, papà. E mi fa piacere, però basta, tranquillo. E da quante cose. Dai, Italia, bella. Sto filmando. Parla pallone, parla italiano. Posso di cazzo. A guardia. No, no, fermo. No, tranquillo. Oddio, per favore. Non mette le mani addosso. Tre volte le mani addosso. Frate, hai fatto tre. Mette le mani addosso. Mette le mani addosso. Mette le mani addosso. Che pizza. Via quello che te pare. No. Bottiglia. Guarda, se alzi la bottiglia è l'ultima cosa che fai. Fratello, è l'ultima cosa che fai. Te stai fermo. Posa le bottiglie perché è l'ultima cosa che fai. Siamo da ossa. Ma c'è rispetto, ci conosce, perché noi siamo tranquilli. Se lui però alza la bottiglia succede un problema. Ma fratello, mi ha dato una mano da tenere. Non dovete toccare. Siamo tranquilli. Perché noi non pensiamo a toccare. Ma perché si può? No, no, abbiamo smesso, abbiamo tolto. Telecamera, non mangiare. Fermo. Quanto massimo. No, grazie. Guarda, una persona... Tranquillo. Ma no, ma non vogliamo fare niente. Noi siamo... Siamo i più buoni. Solo con la bottiglia, no. Noi facciamo... Andiamo nel giro, nei posti dove c'è stato degrado, disagio. Perché noi non dormiamo qua. Io non dormo. No, 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 ma... Sono venuta a salutare degli amici. No, no, ma... Basta, su. Ascolta, fratello. Ascolta. Già ce l'hai, siamo amici. C'è stato un sacco di immondizia là. Cosa, abbiamo documentato e siamo andati a pulire. Non siamo nient'altro. Documentato che la polizia è voluta che no, che spesso che succede che. Ti ha detto no, tranquillo. No, tranquillo. No, lui, quando lui è venuto, no, noi parliamo con tutti, quando lui è venuto ci ha detto vi conosco perché vi vedo, ci vedono tutti, allora io pensavo che era una legittimazione a poter parlare. L'hanno coltellato. Scusami. E quando, sta quando? Sta attento così però. Non c'ho problemi. Ok. When? Non c'ha problemi se lo mostri. When? I don't know, I'm so drinking. Non lo sa, non se lo ricorda perché ha bevuto. Sì, era ubriaco. I don't know. Sì, dice lui non lo sapeva, sì, dice c'ho pure io la ferita. Grazie, ciao. Grazie. Vi siete resi conto che qua le persone, lui coltellata, quell'altro c'ha la coltellata sulla giugulare. Quella è giugulare. Cioè questo non è che succede fuori e poi vengono qua, succede qua, succede qua. Cioè, e si alza subito la tensione, come avete visto. Si alza la tensione. Noi perché eravamo in tanti e abbiamo tenuto le mani a posto, perché Mattia è stato toccato diverse volte. Per tutti i commenti che poi ogni volta ci sono, di destra, di sinistra, noi non ci frega niente della politica. A documentare il disagio, il degrado. Si stanno a telefonare tra di loro, stanno a muovere un po' di gente. Lui, poveraccio, c'ha una coltellata. Quell'altro aperto, qui succede. Comunque sono tutti sfondati, hai visto? Tutta gente. Ma lui va giovanissimo, quanti anni ha? A 20 anni, fratello.
Loro che c'ha 20 anni, te, frate? Ah, no, 22. Sì. Giovane. È un ragazzo giovanissimo che si è trovato una sera ubriaco, è stato... Bravo. Però, regà, qui c'è una situazione di tensione ancora, perciò... Qua è il posto più pericoloso. Ma facciamolo capito, stiamo, che qua è da evitare. No. Ciao caro, questa è la stazione di giorno, questa è la stazione Termini. Buona fortuna, frate. Ciao caro. Siamo in droga. No, sei bravo ragazzo. Droga, sto Vixon. Non si dice. Che ha detto? Dice spacciamo droga. No. Lui è bello. Lui è bello, io. Mattia è bello. Ciao cari. Ciao, non vi arrabbiate. Ciao caro. Ma vedete, no, tutti nasi rotti, allora, coltellati. Occhio, mettete i piedi, ragazzi. Questo è perché qua di notte. Hai visto coltellate? No. Che è? Ciao caro, grazie. Tra questo e quello di prima sono due ferite mortali. Sì. Mortali? Ma aspetta. Guarda i carabinieri allora, che stanno. Una cosa, loro due ferite mortali. Ma gli altri naso rotto, quell'altro occhio sì. Tutto di fuori. Quello che volevamo farvi capire è che da qua, da Termini, qua è vietato passare. Perché qui c'hanno il bagno, perché lì c'hanno loro, non si può stare. Tra l'altro uno di questi è lui. Uno è lui, vabbè, sta un po' alticcio. No, dai, tranquillo. No, lui è stato quello che ha cercato di stemperare. Però noi in 7, in 8, a dimostrazione che non siamo una squadra di che cosa, anzi al contrario, nonostante lui è stato toccato, altri sono stati toccati. Quello ha preso la bottiglia e ci è venuto contro. E noi non abbiamo fatto, eravamo non l'abbiamo rischio, avvisato. Esatto. L'abbiamo avvisato. È pericoloso, non ci è passato. Guardate quelli. No, no, il microfono. Guardate, vedete, turisti che passano. Mo perché sono andati via, mi dà fastidio. Aspetta un secondo. Ma poi c'è la bussa altro. Non passavano adesso i turisti, certo, perché, no, perché sono spostati. Hanno visto che si è liberato lo spazio, perché alla fine da che dovevamo andare via noi, sono andati via loro. Vorrei dire anche forza. Un'altra cosa, innanzitutto sì. Bisogna dire una cosa, quando le vivi queste situazioni c'è una adrenalina. È un'altra cosa. Poi voglio dire una cosa, amio. Ma parla pure lui il corsivo. Che questa volta lo vedete, noi diamo sempre la testimonianza che a noi non ci interessa litigare, ma che le facciamo di tutto, ve l'assicuro, di tutto per evitare. Perché più di questa, se noi volevamo fare. No, così... ma perché Mattia si può mettere a fare cazzotti qua? Ma che stiamo a scherzare? Un po' bottiglie e il paro villaggio ha preso pure imbruttito, ha preso spalla. No! Guardate adesso cose? I turisti che passano, guardate con i bambini. Ma mo perché c'è... Guardate quanti. Ciao. Mo perché? Ciao. Ma quelli si sono allontanati. Ma è un caso, guardate, vedi. Cioè, amici suoi. Vuole fare una declarazione. Senti che fare una dichiarazione, vai. Sì, mi lascia. In mano mia, aspetta. Vai, Matti, fai la dichiarazione. Mano mia. Te lo tiene lui per la distanza. Così. Te lo tiene lui. Te lo tengo io. Vai. Mira, estamos aquí la puta calle donde vosotros queréis que nosotros estamos. Si nos ayudáis, aquí estaremos. Si nos ayudáis, que os dan por culo. Vamos a estar jodiendo para toda la vida, como Dios manda. Aspetta un secondo, lui traduce. Stiamo qui nella fottuta strada e se venite qui per aiutarci, bene, se no... Y si no nos ayudan, aquí vamos a estar jodiendo para toda la vida, así como lo queréis. ¿Ma de dónde sei, scusa? Yo, de Mongolia. No, metà spagnolo e metà arabo. Non so relaos. Sono medio mongolo, medio spagnolo. E perché sei venuto qua in Italia? Da quanto stai qua? E venito in Italia perché in Italia troppo mafia, io sono una mafia e qui conviveremo todos. Sta tornando l'ombriacone, vediamo se fa qualcosa. Sta tornando. Ma chi è che sta tornando? Oddio mio questo. No, ci sta a cacciare. Se mi tocca. Non so se te ne tocca no. Oh, vai, questo c'è. Vai, sempre che i femmini. Basta, dai, vai. Mamma mia, detto, ma non sei tu che sei venuto qua? L'addome. Ma non te ce l'ha. Ho tre volte, messo la mano addosso, fratello. Basta. Tagliami tutto, Simone. Dai. Basta. Dai, va. La racconti, Stop. Dai, va.
culo. Beh, Simo, basta. Ma siamo amici, hai detto. No, vabbè, ma hai fatto bene. Eravamo amici. Guarda, se ne c'è piedi, dai. Ascolta, ma ci rispetti, hai detto. Ci rispetti. Ti pago io, fratello. Ascolta. Ti paga lui. Cazzo, ti vuoi pagare? Dai, vai. Marini, ma che... Marini, ma vedi che sta fuori di testa. Siamo amici, perché sta a fare così? No, perché sta a fare così? Se a fa così, siamo amici, ci conosciamo, no? Sta succedendo. Ci ha provato a prendere la bottiglia a buffo. Ah, ecco. Ciao, ciao. Grazie. Tutti ragionevoli tranne lui. Quello con la barba non viene più. Sì. L'ultimo servizio. Basta, dai. No. Ha indicato, l'ha indicato col dito. Ritorno. No, no, basta. Basta, no. Non c'è dalle provocazioni. Non inneggiamo, va bene, ricordati che hai una famiglia. Non ritorno. No, 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 non torno. Non inneggiamo. Ha detto non venire, ha detto non venire. Franchino non ritorno. Ha invitato Franchino su Franchino che non ritorno. No, ecco, adesso è stato appena invitato a duello. Prima la circostanza di prima era tesa perché erano 6-7 bottiglie in mano. Adesso è rimasto solo lui a fare l'ubriacone. Era un meme ormai. Ma dire una cosa, perché sì, siete tanti, cioè, perché siamo tanti, perché vi assicuro che queste storie invece accadono quotidianamente. No, no, da solo. E stai da solo. Aspetta, poi aspetta, diventa goliardica perché esatto, siamo noi, certo, siamo tanti. La sappiamo prendere a ride, guarda che io l'ho presa a ride, io ho detto basta, dai. Ma però guarda, ci ha minacciato, ci ha detto dobbiamo andare via, ci ha tirato fuori bottiglie. Ma ti dico, sta ancora lì a spezzarci, sì, eh. Ah, oh, basta. Guarda, guarda, guarda che sta a fare. Ah, ci vuole mandare le guardie a noi. Sì, ma è un classico, ci hai fatto caso pure l'altra volta bevo, ai cascini. Mo ci resta. Ci mandano le guardie a noi non sapendo più che fare. Ah, no, se ne vanno. Ah, se ne vanno. Però anche sta cosa. Guarda, se ne sono andati. Le guardie, raga, se ne vanno e ce la, e ce lasciano in balia. No, non lo tocco. Guarda, guarda, guarda che sta a fare. Guarda che sta. No, ma sta fuori, raga, ma sta fuori di testa. È come, è come c'è che fa con un bambino. Adesso sì. Ma che sei? Dice un bambino di 70 anni. No, ma adesso guarda, sta diventa comico. Adesso è comica. Lì c'è la Digos, lì i carabinieri, guarda, stanno tutti là. Guarda, li vedi? Là, laggiù in fondo, qua la macchina hamburghese. La situazione però, di pericolo era prima che ho detto però lui, guarda. Però lui fa come gli pare, capite? Perché fa perché come gli pare, capito? Lui intanto non gli fanno che gli fa. Che gli vuoi fare? È un briacone. È ancora questa storia, dai. È vero, però Mattia, immagina che adesso, come diceva Evelina, c'era una ragazza, sono passate, lui faceva la stessa cosa con una ragazza. Guarda che era ingestibile, eh. Fa ridere. È l'imbruttita presa prima, è inutile, boh. Dai, andiamo sotto. Ignoralo cortesemente. Sì, sì. Ok, fa il parcheggiatore. Basta, fratello. Basta che dopo un po' ce l'ho te lui. Lui. Va. Lui. Te lo diamo, vai. Fa ride. Te lo ride. E vedi, lo lasci stare. Pure lui. Questo meno più di quest'altro. Va. Così almeno se levo quello. Gli do un macchiapileggio. Oh, comunque sono quello due grossi. Ragazzi, lo vogliamo dare, se lo vogliamo dare, fatti a pileggi, ma per tutti siamo. No. Guardate, guarda che sta facendo, pialo. Basta. Prendi. Guarda, ti sta rovinando un'altra volta. Un'altra volta con tutti i commenti. Questo alla ricordate che Cicalone con i video è infame. Sì, lo so. Perché lui poi ti lascia tutto e sei finito. Faremo 2000 commenti su quello, no, però. La barba. Ascoltare il video. Ragazzi, no! Sembrate te Franchino Arbungibol. Giuro, è il sostituto di Franchino. No, questa è diventata comicità. Franchino? Guarda! No. Sboh, però è vero, da che era diventata pericolosa. No, ma fa ride. Guarda, vedi, ma allora Matti, no, io non lo senti dico. Matti, sì, fa ride, è comica, sì, vabbè, è comicità, ti giuro. Vero. Adesso sì. No, intrattenimento vabbè, vero, la Fantozzi, dai. Ma è un attore, questo, ma è un attore, l'abbiamo pagato noi, troppo bravo. I carabinieri, ma la polizia che ha fatto la segnalata. Vi siete persi dai voi utenti. No, l'hanno lui, vista. Lui che ha fatto la prima. Boom. La macchina della polizia. Oh, ma proprio boom, forti, e quello così. Ne sono andati. E ha indicato noi. Sarà, perché saranno abituate le guardie, cioè le forze dell'ordine qua. Ah, ecco i carabinieri. Ma tu pensi che stai in Russia? Sì, ma non stanno a fare niente. Guarda, 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 sì, sì, sì. Sta chiamando, sta a provare, sta a provare, tanto non so un culo, vedi? Non so un culo, raga. No, ottica fissa. Comunque quello.
capito se questi questi si accoltellano fra di loro, questo se fanno, ma nessuno. Ma nessuno vivo pure. Nessuno gli fa niente. Sanno fatti, sanno fatti. Nessuno se li fila. Ha detto una cosa quel ragazzo. Ha detto finché noi staremo così starete male pure voi. Perché non guardate a noi. Perché non guardate a noi, cioè. Il disagio che loro hanno certo. È di riflesso verso di noi, certo. Perciò io passo nel loro disagio, capito? Ripetiamo che questa è gente che va aiutata, eh. Perché è abbandonata, cioè, perché a se stessa. Cioè questi sono poracci. Proprio per questo noi non abbiamo colpito nessuno, proprio neanche ci è passato la testa. Cioè, alla fine se dovessi ride. Dai, ci siamo. Era passato per la testa. No, però aspetta, adesso no, ma prima situazione brutta. Allora, quando erano 5 prima era brutta. Con le bottiglie e tutto, allora tutti tagliati sul collo, forse apre le bottiglie. Cioè, se ci troviamo in situazione di pericolo dobbiamo pensare a difenderci. Però se c'è da ridere, ridemo. Sì, certo. Ci mancherebbe. Sì, però dillo che telecamere spette, hai detto volevo sdraiarlo, a buciardo, dillo. No, l'ho detto a telecamera accesa. Ho detto se questo adesso continua così toccherà sdraiarlo. Anche oggi dalla stazione Termini noi vi salutiamo. Tanti diranno basta sta stazione Termini. Ma noi di qua ogni volta una peripezia. Ma quello che abbiamo ottenuto o pensiamo di aver ottenuto è qualcosa che vogliamo difendere, cioè quelle poche aree che hanno messo sotto controllo, ma quelle cose che abbiamo segnalato speriamo che qualcuno prenda provvedimenti, da quelle architettoniche a quelle di pericolo che stanno da quella parte, perché ragazzi, di là sotto i portici è pericoloso per tanti motivi. Là la peggio della parte, più pericolosa, di guarda, guarda, stanno a sbatte sull'autobus, cioè mentre fermiti a Termini, cioè, litigano, fanno, si fermano, cioè roba assurda. Comunque, noi da Termini vi salutiamo, abbiamo cercato di farvi vedere qualche miglioramento. Ma io mi ero scordato che il video partiva facendo per far vedere le cose che erano migliorate. È finita in tragedia qua. È finita in tragedia e abbiamo scoperto, lo sapevamo, che ancora pericoloso. Lì non si può passare, ma non passare proprio, cioè è una cosa che dovete evitare. Cioè, abbiamo visto passare delle persone, oltre alla sporcizia, oltre a tutti i problemi, è poco pericoloso. Se volete altri video, altre segnalazioni sulla stazione Termini, fateceli sapere, perché noi comunque continueremo a venire. Se non vi interessa non vi vedete, ma chi ve ci ha portato? Ciao ragazzi.